Ditemi cosa c'è di meglio che cominciare un nuovo anno con una top di top. Parliamo delle migliori, signori. Benvenuti su All of Sirius. Nuovo canale, anzi, vecchio, rinato. Ci siamo ancora, ragazzi. Se volete, seguiteci. Basta cliccare qua sotto, ok? Qua sotto. E poi, dopo il video, se vi è piaciuto, mettete anche un like e commentate. Questo ci farebbe molto piacere. Cominciamo questo nuovo anno. Cominciamo con capire quali sono davvero le migliori serie TV nate durante questo biennio. Siete sicuri di averle viste tutti? Scopriamolo! Partiamo con From, un po' Twin Peaks, un po' Dark, un po' Lost, un po' tutto, ragazzi. Genere horror, viene utilizzato finalmente bene questo genere con un po' quel brivido, quella suspansa, quel brivido della paura, non quello della pipì, forse, ecco. Questo è davvero uno degli horror migliori degli ultimi anni, anche se per avere finalmente il suo momento di gloria e popolarità dalle nostre parti ha dovuto attendere la sua seconda stagione. Dahmer, Dahmer, insomma Monster, The Jeffrey Dahmer Story, fenomeno mediatico che ha incollato di fronte agli schermi milioni e milioni di telespettatori, gli appassionati del true crime, ovviamente. Serie che ha fatto molto molto scalpore, senza dubbio una delle migliori serie TV di questo genere, perché è capace un po' di incastrare i pezzi e restituirci il ritratto crudo e nudo di un personaggio onestamente abbastanza brutto, Non solo drammi, non solo horror, non solo true crime, ma anche Abbott Elementary, arrivata in sordina, però amata fin da subito dalla critica, che l'ha premiata sia agli Emmy che ai Golden Globe. Abbott Elementary è una delle comedy di cui non sapevate di aver bisogno, ma in realtà ne avete bisogno. Genuina, intelligente, divertente, insomma, quello che dovete vedere quando siete... quando avete bisogno di qualcosa. Quando si tratta di spin-off, le cose si fanno sempre un po' complicate, ma non per 1883. Figlia di Yellowstone, la serie riesce a imporsi subito, davvero subito, come una delle migliori serie TV degli ultimi anni, dimostrando, tra l'altro, come era già successo nel caso di Better Call Saul, di essere capace anche di camminare con le proprie gambe. Quindi complimenti, personaggi scritti in maniera straordinaria, dialoghi che sanno di poesia e delicata profondità. Che bella questa serie! Una delle serie più interessanti, secondo me, in questa lista è Severance, certamente una delle scommesse vinte da Apple TV+. Adam Scott racconta appunto la controversa storia di un'azienda che utilizza una procedura medica di scissione per separare i ricordi fra quelli lavorativi e quelli invece casalinghi. Sembra interessante, c'è un retrogusto tutto particolare di fantascienza, forse anche sottovalutata in Italia. La serie si è immediatamente comunque dimostrata una delle migliori scoperte degli ultimi anni. Per questo, se non l'avete ancora vista, sapete cosa fare. So già che questa ve l'aspettavate. The Last of Us. Serve dire qualcosa? Cioè, no. Cioè, sì, perché sennò mi licenziano, però serve dire qualcosa? No, assolutamente no. È la serie che acclama la perseveranza e la resilienza. Quindi il prossimo tatuaggio fatelo su The Last of Us, per intenderci. Targata HBO, veramente, serve dire qualcosa? Serie straordinaria, da vedere assolutamente. Se non l'avete ancora vista, male, molto male. Anche qui, ragazzi, è difficile dire qualcosa di sbagliato, eh. House of the Dragon è una delle migliori serie TV degli ultimi anni, ma la carta in tavola affinché possa diventare una delle migliori produzioni di sempre ci sono, e come se ci sono. L'importante per George R.R. Martin e compagnia varia è non fare la stessa fine che ha fatto la serie madre, Game of Thrones. Ecco, il finale, facciamolo un tantinello meglio, per favore, anche perché è più profonda di per sé la serie, quindi facciamolo un attimo meglio. Da poco uscita con la seconda stagione, ma soprattutto pluripremiata, The Bear affronta il complesso tema della ricerca della felicità, perché alla fine è questo, no? In mezzo al caos, in mezzo al casino di quella cucina, tutti un po' trovano e cercano la propria tranquillità, la propria felicità. Un po' così, claustrofobica anche come serie, però straordinaria. Complimenti vivissimi a tutti e soprattutto, oh, premi meritati. Ed è raro dire una cosa del genere. The Bear, se non l'avete vista, è da vedere domani, oggi, fra mezz'ora. E siamo arrivati a Yellow Jacket, una serie dei tratti liberamente ispirati al Signore delle Mosche, anche a Lost, ok? Yellow Jacket si distingue per essere un teen drama a tinte soprannaturali, ben curato tra l'altro nei minimi particolari perché è straordinario, ma anche per la grande costruzione dei suoi personaggi, quelli sì sono straordinari. Serie da vedere, se non avete ancora avuto il piacere di farlo, guardatelo perché veramente ve lo consigliamo alla stragrande. Mille sfaccettature, serie top.
Arrivati alla fine di questa nostra lista c'è Silo, signori, una serie composta da una stagione e poco più, confermata anche la seconda, chiaramente. Parla di un mondo distopico in cui 10.000 persone vivono in 144 piani di Silo, appunto, da cui prende il nome. Serie fantascientifica, serie da vedere assolutamente se amate il genere, è veramente la serie da cominciare fra mezz'ora ancora. Anzi, facciamo un'oretta, dai, così vi prendete anche un panino. Queste erano per noi di Elossires le migliori serie degli ultimi due anni. Se ne avete qualcun'altra, rispondete nei commenti, ditecelo, create un attimo qualche critica, questa la accettiamo. Se vi è piaciuto il video mettete un like, seguiteci e un saluto da Andrea Ferrara e da Elossires.